ed una prestazione che, al di là del risultato ovviamente scontato, ha molto soddisfatto Arrigo Sacchi per l'impegno profuso dagli azzurri in entrambi i tempi. A segno tre volte Casiraghi, mentre Roberto Baggio, Simone e Lombardo hanno firmato una doppietta. È importante far gol, ma è importante soprattutto giocare bene, partire al momento giusto. Sicuramente non tutte le cose sono andate perfettamente. Sono qua per migliorare, quindi cercherò in tutti i modi di farlo. Nella prima frazione il CT ha schierato una formazione assai simile a quella che opporrà alla Croazia mercoledì a Palermo. Assente Dino Baggio, tornato a casa in seguito ad un attacco febbrile, Di Matteo si è comunque assai ben disimpegnato come sostituto. Così come positive sono apparse le prove di Favalli e Rambaudi sulla fascia sinistra. Difficilmente comunque i tre laziali troveranno posto nella formazione che Sacchi schiererà alla favorita, quando recupererà Dino Baggio e Donadoni, mentre appare probabile l'impiego di Apolloni con spostamento di Maldini a sinistra. Buona anche la prova di Roberto Baggio, che ha trasformato senza incertezze un rigore, dimostrando di aver dimenticato l'errore dal dischetto di Pasadina. Qualche fischio all'indirizzo del presidente Matarrese, venuto in tribuna a seguire gli azzurri, ma nel complesso un'ottima risposta del pubblico aretino, accorso numeroso malgrado la pioggia. Sacchi è stato ospite nei giorni scorsi del processo del lunedì. Gli sono state fatte delle domande sul mondiale, interessanti le risposte che ha dato. Gli è stato chiesto, per esempio, se la nazionale è la rovina del campionato. Infatti molte squadre come il Milan, che hanno dato molti giocatori alla nazionale, in campionato non sono andate bene. Vediamo cosa ha risposto Sacchi. Io ho avuto un'esperienza del genere nel 90-91, il quarto anno che ero al Milan. Nei primi tre anni la squadra ha centrato sempre gli obiettivi massimi che la società si era prefissa, mentre il quarto anno abbiamo centrato il terzo e quarto obiettivo. In realtà quell'anno mi sembrava una squadra meno attenta, meno disposta al sacrificio. Questi giocatori, a parer mio, sono stati formidabili in questi anni perché sono riusciti a mantenere una concentrazione, un'attenzione, una disponibilità al lavoro superiore alla media. Mentre in quell'anno, 90-91, loro non furono così bravi. Io pensai che poteva essere forse una conseguenza del mondiale. Questo sta pensando in questo momento anche il mio collega Fabio Capello. Può darsi che sia anche giusto, però noi abbiamo sentito che altri giocatori che hanno disputato il mondiale poi stanno facendo bene. E allora potrebbe anche essere che il Milan ha fatto sempre così bene, nel mondiale hanno fatto così bene questi giocatori, e che fossero un attimino più soddisfatti di altri che non hanno avuto un passato così ricco di soddisfazioni. È stato poi chiesto al commissario della Nazionale Azzurra se lui preferisce, se è un teorico, preferisce il gioco e invece pensa soltanto ai risultati. La cosa più importante per me era non solo la vittoria, ma come si otteneva questa vittoria. Questo è anche il motivo per cui io ho accettato con grande serenità di perdere un mondiale ai rigori. Non capita a quasi a pochi allenatori capita di poter andare in una finale mondiale, di perdere i rigori e di accettare con serenità un verdetto che in quel momento era solo basato, direi quasi solo, sulla fortuna. Io non toccherei l'argomento fortuna in presenza di Gene Gnocchi, comunque sai, fai tu. La fortuna tu. Si usa sempre, no, questo termine, a volte con questo termine si vuol dire bene di una persona, altre volte invece si vogliono nascondere i meriti di questa persona. In ogni caso, ripeto, a livello di risultati, io credo che questa nazionale abbia fatto il proprio dovere e forse anche qualcosa in più. A livello di qualità di gioco, direi che siamo stati nella media di quanto ha prodotto il campionato italiano, ma non siamo stati sicuramente un esempio di quello che vuole essere il calcio in cui io credo. Io, sia che fossi stato nel Parma, nel Milan, avevo sempre caratterizzato profondamente queste squadre. Erano squadre che potevano piacere o non piacere, però erano molto caratterizzate. Questa è sicuramente meno caratterizzata, ma è anche facilmente intuibile il motivo. In questi club io lavoravo circa in un anno, fra partite e allenamenti, 400 volte mediamente. In un nazionale 40-50 volte. Ed è chiaro che quindi le capacità didattiche vengano ridotte di molto. Se poi hai la sfortuna, come è capitato con la nazionale italiana, di avere degli infortunati in continuazione, questo 10% cala ulteriormente.
qualcuno ha insistito sul problema dei risultati e Sacchi ha precisato quanto segue. A livello di risultati siamo andati forse oltre. Se 3 anni fa mi avessero chiesto per 3 anni, perché non solo l'Italia è arrivata secondo mondiale, ma sono 3 anni che noi siamo nella classifica FIFA terzo e secondo posto. Quindi se mi avessero detto per 3 anni sei in queste posizioni, vincerai il girone di qualificazione mondiali, poi arriverai nel mondiale e perderai i rigori, avrei accettato. Dove non sono soddisfatto anch'io è sulla qualità del gioco. Questa squadra, è chiaro, non si sta esprimendo come si sono espresse tutte le squadre che ho allenato, non solamente il Milan, ma il Parma prima, o Rimini prima, o il Cesena prima, cioè squadre che giocavano un calcio di grande movimento, di grande vivacità, di grandi, e davano emozioni, tanto che la mia forza è sempre stato quello di ottenere dei risultati, ma dove il risultato non era poi così importante, era importante il modo con cui si otteneva. E infine c'era in studio anche Boscov, che gli ha chiesto perché non utilizza insieme Vialli e Mancini, due grandi giocatori che lui ha avuto nella Sampdoria. E a proposito di Vialli, Sacchi ha rivelato una cosa. Ma guarda, sono stato 4 anni al Milan e per 4 anni ho cercato sempre di farlo acquistare dal Milan. Era uno dei giocatori su cui puntavo in questa nazionale. Quando sono arrivato ho trovato un giocatore, così, a mio parere, che era in una fase involutiva, a livello tecnico e a livello tattico. Quindi ti prometto che non gli telefono. Ho dovuto, mio malgrado, prendere una decisione che andava contro a quella che, siccome era la mia prima decisione, siccome nessuno di noi piace poi rivedere quello che ha pensato, però io ho dovuto prendere. Adesso io mi auguro che lui possa ritornare ad essere il giocatore che io conoscevo. Io solo posso domandare al collega Sacchi perché ni una volta hanno giocato insieme in squadra nazionale Vialli davanti i Mancini come seconda punta. Glielo chiediamo. Niente di più. Perché ni una volta non hai giocato insieme? Vialli e Mancini sono sicuramente due grandi giocatori. Però in questo ruolo ci sono anche altri grandi giocatori. È chiaro che io quando ho puntato su Baggio fui molto chiaro con Mancini. Per me Baggio, anche in un momento di difficoltà, era un giocatore che avrebbe potuto fare tantissimo. E devo dire che con la nazionale italiana, perché con gli attaccanti noi possiamo parlare tanto, io posso dire cose giuste o non giuste, tu la stessa cosa, ma sugli attaccanti ci sbagliamo poco, perché vai a vedere il loro score e quando un attaccante ha uno score come quello di Roberto Baggio in nazionale, io credo che in quel momento nessuno possa più dire nulla. Roberto Baggio credo che abbia una percentuale dello 0,60-0,65%, una cosa, praticamente fa un gol quasi ogni partita, e questo quindi mi ha costretto a non far giocare un giocatore molto bravo come Mancini, un campione sicuramente, un giocatore di grande qualità, però tutti i nostri numeri 10 hanno una caratteristica, che vogliono essere loro il numero 10. Allora io ho tentato di farli giocare anche assieme, ma questo diventa difficile, perché non è un problema solo fisico, non è un problema solo atletico, ma è proprio un problema mentale, un problema psicologico, dove loro sono abituati ad essere al centro dell'attenzione, avere giocatori che si muovono per loro e fanno fatica questi giocatori a fare la spalla per un altro. Per i 50 anni di Gigi Riva, Carlo Sassi ha preparato un servizio. Molti chiedono, ma se Riva fosse ancora in azzurro, quanti gol farebbe? Ma chissà quanti. Ma vediamo questo servizio, appunto, che ricorda la gesta del grande Gigi. Gigi Riva, mancino naturale di grande potenza esplosiva. 289 partite in Serie A con 156 gol. È stato 3 volte capocannoniere del massimo campionato, nel 1967, nel 69 e nel 70. 42 partite in nazionale con 35 gol. È tuttora il miglior cannoniere azzurro di tutti i tempi. 1 scudetto col Cagliari nel 70 e 1 titolo europeo con la nazionale nel 68. A Vicenza il suo gol più bello in campionato, per acrobazia e coordinazione.
rigorista di potenza e di astuzia, ma soprattutto il grandissimo opportunista senza paura sotto rete. Gol di destro a Napoli, una rarità. Il primo gol in nazionale contro Cipro nel 67. In quella partita ne fece tre. Primo gol con la Jugoslavia nella finale europea di Roma del 68, vinta poi per 2-0. Il più bel gol in azzurro a Napoli contro la Germania Est nel 69. Infine il 3-2 con la Germania nella semifinale mondiale in Messico nel 70. Segnerà l'ultimo gol in azzurro nel 73 contro la Svizzera. Domenica scorsa si è giocato sul pesante in alcuni posti come Padova, Milano, proprio le partite sono state giocate in condizioni pietose. Di questi argomenti mi sono occupato nella bussola. Campionato della Melma, Melma in campo e Melma contro gli arbitri. La palla rimbalza, difficile dire di sì, eppure si è giocato quasi ovunque. Ma resta da chiedersi se in certe circostanze lo spettacolo è stato adeguatamente tutelato. Intendiamoci, forse è più bello assistere ad una partita all'antica, ruspante, con i giocatori trasformati in maschere di fango, piuttosto che a spettacoli di plastica, confezionati dalla fabbrica del calcio per pochi intimi e per la televisione. Ma il pallone ha bisogno di credibilità per poter vivere e prosperare. La credibilità gli deriva dalla regolarità delle partite, dall'uniformità dei comportamenti dei suoi protagonisti e dal rispetto delle norme. Se il pallone non rimbalza non si deve giocare, dice il regolamento. La decisione viene demandata giustamente all'arbitro che, se la sfera si appiccica a terra, deve evitare di fare l'eroe e soprattutto di esporre i giocatori al pericolo di eventuali infortuni. Inoltre, il risultato, se il campo è una piscina, può essere determinato da fattori che nulla hanno a che vedere con la tecnica. Se i calendari sono troppo affollati, male. Occorre prevedere anche i rinvii e le date per i recuperi. Altrimenti non è più uno sport. Credo che una partita come Parma e Milan debba avere un arbitro pur buono come Ceccarini, cioè penso che in questi casi si manda Collina, il miglior arbitro di cui si dispone. Chi è l'arbitro? Ha rovinato la partita. Emilio! È un imbecille, io lo... Visto le immagini sembra rigore. Sei più cattivo con Marchigiani che no, con te stesso. No, nel senso che gli arbitri poteva benissimo fischiare il calcio di rigore. Perché lui ha cercato la palla, Luca, ha cercato la palla, però è stato bravo l'attaccante a spostarla velocemente e ha impattato con i piedi, quindi poteva starci. E qui mi sembra che il gesto sia volontario, se il giocatore è all'interno dell'area di rigore, secondo me questo è un calcio di rigore. Perché si rigira, alza il braccio a colpire il pallone, è il braccio che va verso il pallone. Possiamo sentire Rambaudi? Sentiamo Rambaudi cosa dice. Qualsiasi cosa dica va contro di me, le immagini lo confermano, però io... Chi sta in campo, al contrario di chi ne sta fuori, sa essere sincero talvolta. La faziosità, indossata come una tuta di lavoro, del resto è sempre esistita. Le origini della parola sport, tuttavia, affondano nel divertimento.